Ma guarda che bello che Nick è esattamente la metà. Se tu sdoppi sì, sì, sì. Ma infatti mi sento molto stretto oggi qua davanti. Però Nick, tu potresti essere il figlio di Marco. È vero, cioè, anche stavolta c'è un po' una somiglianza. Ce la fa sempre Nicola, c'è proprio un'abilità in... Sono ancora giovane per avere dei figli, però... Space Valley. Scialotto. Adesso c'è un rito, diciamo un rito, il nostro saluto, noi diciamo riverenze a tutta la valle spaziale, okay. E seguono dei gesti molto precisi. Riverenze a tutta la valle spaziale, la mano con due dita si avvicina alla fronte e fa un saluto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Marco! Perché io sono un purista, Vai. Sei un perfezionista in qua. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ci siamo persi sul parlato un po' tutti. No, dai, non si può dire niente. Signore e signori, abbiamo oggi qui con noi il signor... No, signor, quanti anni hai? Quanti me ne dai adesso? Vediamo. Ti do la mia età? Io gli do 25 quindi? Anni. Vado per i 29. Il metodo migliore per scoprire l'età di qualcuno? Wikipedia. Ah, è su Wikipedia. Quindi andiamo a leggere. Sì, ma non abbiamo ancora letto il suo nome. Aspetta, leggiamo Wikipedia e poi diciamo il suo nome. Sì, ci confermi anche se sei effettivamente tu. Vediamo, dai. Sei nato a Budrio l'11 Mi sembra un po' c'è posta per te. Infatti a breve entrerò. Nato a Budrio l'11 dicembre del 90. Sì. Ho un amico di Budrio, Ghino. Davvero? Sì. No, sì. No, guarda com'è. Salutiamo Ghino. È un nuotatore italiano specializzato nelle distanze brevi dello stile libero, del dorso e del delfino. Perfetto. Il suo allenatore è Roberto Odaldi. Esattamente. Perfetto. Beh, salutiamo anche Roberto. Salutiamo. Quindi Cesare, come si chiama il nostro ospite? Marco. Marco Orsi. Nuotatore professionista. Che bello, finalmente un atleta nella valle spaziale. Ma ci siamo già tutti noi di atleti. Dai, già che sono su Wikipedia, guardo e tu hai vinto una marea di medaglie. Ho 32 medaglie d'oro in campionati italiani. Poi 3 argenti e 7 bronzi. Poi europei giovanili, 1 argento e 2 bronzi. Sì. Mondiali giovanili, 1 oro. Giochi del Mediterraneo, che non sapevo cosa fossero. Ma... sono quei giochi che non sono europei perché sennò prenderebbero tutte le... Quindi prendono un po' d'Africa, un solo, po' d'Europa. Solo quelle che stanno sul Mediterraneo. Sì, sì, sì. Figo. Tipo impero romano. È molto esclusivo. Sì. Beh, abbiamo europei in vasca corta, 8 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Un argento agli europei e un bronzo agli europei. Mondiali in vasca corta, 3 argenti e un bronzo. E mondiali, un bronzo. Palmarès, non male. Sono tantissime. Ma tu te le ricordi tutte? Cioè, tu quasi sapresti tutte. Elencarle? Anno per anno, quasi. E poi sì. Tu hai anche il record italiano in 50 stile, giusto? Ancora, sì, mi sono rimasti 3 record italiani. Perché uno me l'hanno rubato l'anno scorso. Porca miseria. Se vuoi sparare, no, non si può dire. Ragazzo, è un italiano molto bravo, tra l'altro. Che potrebbe, prossimo anno potrebbe regalarci delle gioie alle Olimpiadi. Comunque mi è rimasto 50 stili vasca corta, 100 stili vasca corta e 100 misti. Vasca corta vuol dire quella 25. Ma so, su Wikipedia dice che ne hai 4. Quindi non è infatti vero perché devono aggiornare. Con il vasca lunga, non diciamolo. Come ci si sente ad avere dei record? È una figata, perché alla fine vuol dire che tu sei il più forte in Italia. Dietro questi 4 record c'è una serie di record fatti, sono circa una ventina. Tipo il record italiano che ho nei 100 miglia adesso l'ho ritoccato 5-6 volte. Sono emozioni che per uno sportivo sono tanta roba, vuol dire che sei arrivato proprio a un traguardo esagerato. Funziona quello che stai facendo, per cui magari ti impegni. Esatto, bravissimo, soffre. Esatto. Cioè ti dà comunque una mano per questo sport che è veramente una roba ammazzata. Quindi comunque nuoti per professione. Faccio cioè, professionista. Nuotatore sì. Professionista. Sì. Fortunatamente faccio quello che mi piace. Vita dello sportivo, che come raccontavi prima, non è proprio facile, perché quante volte ti alleni a settimana? Ma alleno sulle 12-13 allenamenti settimanali. In alto, palestra, faccio... Prima ci ho messo un po', che avrà sbagliato, intenderà il mese. Cioè, sono quasi il doppio dei giorni di settimana. Partiamo dal micro, cioè la giornata tipo di Marco. Esatto. Partiamo nella parte invernale, mi sveglio verso le 6 circa, quindi colazione, sì, ragazzi, un buco.
buio fuori, che sorrendo cane, nessuno tra l'altro, a parte gli amatori che sono già in fila in piscina perché vogliono entrare prima di noi. Gli amatori, chi sono? Gli anziani? No, mio zio, anche gente, tuo zio, quelli con la maglietta team 530, quelli che vanno in piscina alle 5 e mezza la mattina, noi zombeggiamo andando verso il piscina, ce lo sottili. Ha sempre fatto strano che uno vada ad allenarsi, un professionista, con la gente normale di fianco. Quello è strano. Ti dirò di più, vogliono venire a cenare con noi. Cioè, nel senso, ci mettono la piscina vuota e loro vogliono entrare nel piscina. Vogliono un po' di concorrenza, un po' di brisa. Ma sono cattivi due. Siete mai presi insulti? Siamo presi insulti e li abbiamo anche dati. Non si spostano mica. Quindi allenamento dalle 7 alle 9, sono circa 4-5 km. Poi dopo usciamo. Io di solito mi riposo anche un po', perché purtroppo la sveglia presto è dura. Posso chiederti un favore? Mi inserisci anche l'alimentazione all'interno del giornaletto? Perché io sono molto comunque tu dici che siamo fortunati, ma ogni volta che parli del nuoto fai così, porca vabbè, sì, è un grosso sacrificio grosso. Si è lamentato di svegliarsi presto la mattina, non si è lamentato dell'allenamento. No, perché alla fine piace, è una cosa che mi piace. Sì, una mosca, intanto faccio così per quello. Dopo tutti questi allenamenti comunque ti piace comunque nuotare? Sì, alla fine mi porta avanti, oltre ai risultati mi porta avanti anche l'amore che ho per questo sport. Non ti annoi? No, delle volte, ragazzi, non vi nascondo che facendo tanti chilometri, il problema del nuoto è quello, perché fai tanti chilometri da solo. Le mattonelle della piscina le conosco a memoria, ragazzi, quindi dai col nome. Ogni tanto mi diverto a pensare. Una cosa che hai detto, poi torniamo sulla giornata tipo al volo, perché io ho fatto nuoto agonistico per vari anni, mi ricordo che quando mi allenavo per molto tempo, poi una certa entravi tipo in un loop di pensieri. Tu che ti stai allenando per cose importanti, quanto resti concentrato? Cioè, che cosa pensi? Che cosa... Abbiamo poco margine di distrazione, perché alla fine il nuoto è uno sport molto di gesti automatici, quindi se metti la mano così invece di così ti cambia già il gesto, quindi ogni minimo particolare deve essere pensato e studiato. Io il 70% della prestazione è fatta dalla testa, quindi bisogna essere sempre lì. Per questo è uno sport duro, oltre che il fisico, la testa per due ore sta lì. Che perché poi immagino che poi a un certo livello si giochi proprio su una questione di centesimi di secondo, quindi è proprio il dettaglio che ti svolta la esattamente la poi lavorando su una gara che dura 20, 21, 22 secondi hai poco tempo corto, esattamente come i 100 metri nell'atletica, tutto perfetto dalla partenza, la bracciata, l'arrivo, la respirazione, cioè tutto, capito? Tutto, quindi purtroppo non hai puoi spazio per sbagliare, non hai tempo proprio, e se sbagli perdi. Quello è uno sport un po' difficile, per quello tu te alleni 4 mesi poi hai una possibilità per fare le cose fatte bene in 20 secondi. Però il bello del nuoto è che non si suda. È vero, Non sembra. Ritorniamo alla giornata di colazione. Alzandomi così presto, bisogna far partire un po' il metabolismo. Quindi, o si mangiano dei biscotti, da zucchero, eccetera. Oppure fette biscottate con la marmellata, un tè con del muesli dentro. Oppure uno yogurt greco col muesli. Però quello preferisco farmelo dopo allenamento. Quindi, hai fatto colazione, hai fatto allenamento. Esco, mangio la barrettina energetica. Oppure vado a fare colazione di nuovo, panino con la bresaola, quindi ci spazia abbastanza e mi riposo un po', poi dopo mangio di nuovo, faccio pranzo, 150 grammi di pasta integrale in bianco con un filo d'olio oppure il pomodoro, e comunque questo genere qua, quindi allegria proprio. Ma tu ti sei abituato a questa cosa dell'alimentazione o una cosa che magari soffri un po' in certi periodi? Io da buon bolognese, potete capirmi ragazzi, soffro di poi Bologna non aiuta. No, per ma me... a Natale come fai quando ti trovi le... Tre piatti di tortellini con la panna non mi toglie nessuno. Mia madre è maledetta. Cioè, se mi mette i tortellini surgelati o il ragù eccetera in frigo, come fai a non mangiare? Però secondo me sono quelli che hanno contribuito al record. Sì, carburante, ma sia il tortellino non fa male a nessuno. Questo solo anche lo sfago mentale che ti porta comunque a rilassarti, no? Infatti molti sono troppo rigidi su certe cose. Io sono un po' più, seguo le regole, però ogni tanto, ragazzi, due volte a settimana ho un pasto libero, mi sfondo. Ma tu ci sei arrivato pian piano alla dieta o tipo da loggia domani ti hanno detto adesso mangi così? È giusto farlo piano piano. Io me sono accorto all'età di 20-21 anni dell'importanza dell'alimentazione nella prestazione fisica, perché prima mangiavo veramente quello che quell'età capitava agonistico. Io all'età di 16-17 anni sono esploso a livello italiano e ho iniziato a fare il professionista all'età di 18, dove sono entrato con la polizia di stato, quindi ero realmente un professionista e entravo a fare le gare importanti lì. Ho capito che dovevo fare vita professionista, ci ho messo un paio d'anni per capire
capire realmente cosa mi servisse. Poi non c'è solo alimentazione, c'è lo psicologo dello sport, cioè, sono tanti fattori che aiutano la prestazione. Ma da che anni hai iniziato a nuotare? Io ho iniziato all'età di 5 anni, mia madre mi ha letteralmente buttato in piscina. Io vengo da Budrio. È classico quello del nuoto, sì. La madre che ti butta in piscina. E solo io lì che invece di annegare io annegavo gli altri, che facevo il pesciolino, tiravo la gente da sotto, mie sorelle. Hai inizialmente come sport piaceva? Oppure è una passione che poi è nata magari nel corso degli anni, quando incominci poi a fare le gare, quando incominci a entrare più in un'ottica di agonismo? Perché la classica cosa che si dice del nuoto, il luogo comune, è uno sport noioso. Tutti dicono è il più completo, però è anche uno sport noioso nell'immaginario. Ci garantisco io, purtroppo è uno sport noioso. Anche nel guardarlo, purtroppo. No, perché non si... dipende. Perché se guardi un 1500, se guardi le gare sprint, già ti diverti più. Però ho tantissimi momenti morti. Il nuoto lo consiglio fatto tutti i giorni. Penso che tanti lo facciano per quello. Cioè, aiuta tanto il fisico a crescere, no? In maniera corretta. Ovviamente, come tutti gli sport, fatto ad alto livello è dannoso. Noi portiamo il nostro fisico allo stremo. Per questo sembra più vecchio, per questo. A tal proposito, volevo chiedere, ma voi integrate il vostro allenamento con della palestra? Esattamente, non ci vede? Infatti, se no, però mi chiedo se no. Allora, senza la palestra. Senza palestra sono comunque. Io ho iniziato a fare palestra verso i 18 anni. Ho aspettato che il mio fisico si modellasse in un certo modo. Ho iniziato poi dopo a plasmarlo come voleva il mio allenatore o preparatore atletico. Io sono uno di quei classici fortunati, diciamo, perché tocca un peso e si gonfia. Vabbè, io ho una domanda. Siamo arrivati comunque al pranzo, tipo. Sì, è vero. Andiamo domanda dopo domanda, arriviamo. Quindi pasta più uno strato così di parmigiano. Parmigiano, purtroppo sono abuso di parmigiano. Quindi pasta, 150 grammi e basta. Questo è il mio pranzo. Dolcino alla fine. No, frutta, tanta frutta. Vado allenamento verso le 2, attività fisica fino alle 5, e quindi altri 5-6 km di nuoto. Esco, altro spuntino. Hai mai vomitato in vasca? Sì. Sì, quando ero giovane, che andavo ancora a scuola, ho vomitato perché mangiavo troppo tardi, mangiavo troppo. Quindi quando facevo allenamento avevo bisogno di sangue, eccetera, ma il sangue era tutto nel mio stomaco perché stavo digerendo e sboccavo. Adesso in vasca, dentro la vasca. Dentro scuola. No, sono riuscito a arrivare nella grata di scolo, fortunatamente. Ma allora un casino. Comunque ritorna che dentro. Credo di sì, servono a quello. Un'altra roba legata alla dieta. Io pochi giorni fa ho visto che hai messo una storia che rialmati, un po' stalkerato, no? Sì. E ho visto che rialmare con i tuoi amici a far serata, tutti col drink in mano, e tu invece bottiglietta d'acqua. Che sfiga. No. E come, cioè, negli anni, come la vivi sta cosa? Cioè, ormai, vabbè, ti sarai abituato. Sì. Però riesci a gestirla tranquillamente. Poi, ovvio che lo spritz ogni tanto me lo faccio, il drink me lo faccio. Non è che ho amici che fanno anche loro gli atleti, no? O studenti o atleti. Okay. Quindi vivo in questo ambiente qua. Ho anche amici che si spaccano di brutto, però non me la fanno pesare. Ma la pipì in vasca l'hai mai fatta? E poi dopo mi collego. Allora no, la mi collego anch'io, perché ho una domanda che devo assolutamente devo essere sincero, l'ho fatta perché purtroppo il mio allenatore non mi ha mandato in bagno, perché una volta ero piccolino, adesso ci vado sempre. Io ho sempre avuto la paura che le piscine, è vero che viene l'acqua gialla? Esatto. Lo dicono sempre. Ma non sapevo blu. Allora, io sapevo rossa. Allora, gialla perché la pipì è gialla, quindi si vede se uno la fa, no? Però io sapevo, anch'io vivevo col trauma di farla, che magari diventava macchia blu, eccetera. Esatto. No, cioè, perché bisogna essere agente chimico che... Però esiste, esiste sta cosa. Praticamente sulla mia cronologia web ho la domanda perché i nuotatori si depilano. Perché non ho capito, il web si spacca in due e dice per un fattore estetico, cioè c'è una parte che dice per il fattore estetico e l'altra parte dice perché così vanno più dinamica. Veloce in acqua. Ha ragione entrambi. Io adesso sono peloso adesso, questo qua ne ho pochi, però sì, siamo molto più idrodinamici. E adesso avete anche il divieto per le tute con le intere. Esattamente, abbiamo un braghino così che ci deve entrare a me. Delle Olimpiadi, dove per mettersi le tute intere dovevano aiutarli in due. Io ho i segni ancora, se guardate qua, ho i segni sulle dita, perché facendo così era di gomma e ne mettavamo tipo 2 o 3 al giorno, e solo che ci mettavamo mezz'ora, 40 minuti a mettercelo, perché era una tutina così e io sono quasi 1,90 e non deve entrare. Ma è tipo tutta da sub. Tipo una tuta da sub, esattamente. Proprio di neoprene, solo che sì, mega
attillata, dovevi tirarlo su in qualche modo, solo che facendo così è sangue anche, ragazzi. Bravo. Ma c'è stato un'Olimpiadi, può essere che c'erano uno scandalo con i costumi. Proprio quello, costume completo, non era anche il materiale. Sì, molti tipo hanno iniziato con un materiale di tessuto mettendo sopra, applicando delle placche di neoprene. Poi è uscito tipo il mio sponsor che è Jacked, che è stato il più famoso di questi costumi qua, che l'ha fatto totalmente neoprene e ha avuto un boom di record, di record del mondo, infatti quasi 100 in un anno. Poi la federazione ha detto: ragazzi, purtroppo è vero che c'è anche chi si depila i palmi delle mani, sono esagerati, che prima delle partite si rasano. Il problema è che va fatto qualche giorno prima, perché noi viviamo di sensibilità, okay, e se togli i peli sei è un casino. Esatto. Capito? Quindi sì, sì, è vero. Quindi comunque tu non hai un rito pre ce l'ho, ce l'ho, cioè, tutti ce l'hanno, i nuotatori, comunque gli sportivi. Io ce l'ho proprio prima della gara, e sono gesti che ti fanno entrare in modalità race. Io mi ricordo una gara che tra l'altro è andata anche molto bene nel 2014, una finale mondiale di 50 stile, quindi parliamo di quei 20 secondi lì da fare perfettamente. Mi ricordo quando sono entrato nello stadio, che ci chiamano una alla volta, sì, no, per entrare in gara. Dopo ci ho pensato, guardando il video, ho detto casino. Io mi ricordo che lì per lì non sentivo assolutamente nulla, perché ero talmente concentrato, sì, che no, infatti mi vengono quasi brividi. Sì, bello, sì, bello. Sì, è bellissimo. Una domanda che volevo farti è proprio quella: arrivi a una gara così importante, sei sul blocco. È proprio quello il problema, che molti, io lavoro con lo Psicologo dello Sport dal 2012, infatti, perché ho trovato in lui una fonte di sicurezza e un aiuto, perché mentalmente se non sei pronto in quel momento lì è la fine. È proprio detto, cioè t'alleni per mesi, fai la dieta tutto l'anno e poi te la giochi in 20 secondi. Sì. Poi dopo sei lì da solo su un blocco con esatto. È un casino. Ma invece non ho capito il rito, però. Il rito praticamente faccio prima delle respirazioni e delle visualizzazioni in camera di chiamata, perché purtroppo prima della gara stiamo lì mezz'ora, quindi bisogna fare delle respirazioni e mi riguardo, ricreo la gara prima di farlo, così quando sono lì non ho modo di pensare, so già cosa devo fare. E questa è una tecnica che tecnica di visualizzazione si chiama, sì. E poi dopo, prima della gara, io arrivo, abbiamo qualche minuto dalla presentazione al fischio della partenza, quindi vado sul blocco, metto prima un piede sul blocco e tendo la gamba per sentirmi libero qua dietro, faccio l'altro, mi metto a posto la cuffia, occhialini, mi do due pugni sul petto per dirmi sono pronto, e poi sì, un rituale che abbiamo. È super predatore come sì. Cioè è uno sport super solitario, immagino, sì, però avrai degli amici, ma che sono, certo, allo stesso tempo dei rivali. È un casino, è un casino esagerato, sì, cioè, però purtroppo un po' di alcol di nascosto. E poi qua mi collego con una domanda: a te casa di più la competizione con te stesso o la competizione contro gli altri? Tipo adesso che hai il record, dici, entrambe le cose, perché... entrambe le cose, perché la sfida con me stesso ce l'ho tutti i giorni in vasca, e invece la sfida con gli altri la uso in gara, perché alla fine devo superare quello che ho di fianco, certo. Quindi entrambe le cose. Okay. Hai mai avuto dei periodi totalmente no? Dove hai detto mollo tutto? Uno dei momenti brutti della mia vita è stato alle qualificazioni di Rio 2016. Noi ci qualifichiamo ad aprile per fare le gare a luglio-agosto. A dicembre avevo vinto il campionato europeo, quindi tutto mi faceva pensare di arrivare alle Olimpiadi nel migliore dei modi. Mi sono allenato, ho incrementato allenamento, quindi a gennaio, febbraio, marzo, così. E solo che, ragazzi, non andavo, ero sempre stanco, facevo fatica a dormire, facevo fatica a salire delle scale, avevo un fiatone e non facevo i tempi di prima. Ho fatto gli esami del sangue e è venuto fuori che mi sono preso mononucleosi e citomegalovirus in una sola botta. Allo stesso modo, purtroppo l'ho attaccato anche la mia fidanzata, che fa le gare con me, e quindi anche lei purtroppo era sotto un treno. E solo che un mese dopo avevo le qualificazioni per le Olimpiadi e il mio medico mi fa: Marco, devi star fermo 2 mesi. Faccio: scusa? Io le gare come faccio tra un mese? Quindi ho trovato la via di mezzo e ho fatto un mese in cui non stavo fermo, però mi allenavo poco, quindi ho cercato di recuperare all'ultimo. A giugno avevo un'altra possibilità di qualificazione, mi sono qualificato ma solo per un posto in staffetta. Io volevo andare là a fare le gare individuali, cercare di fare una finale, eccetera. Quindi ho fatto queste Olimpiadi, ma era come se non ci fossi andato, zoppo. Praticamente zoppo, bravissimo, perfetto. Quindi per un atleta che si allena, il suo obiettivo è riuscire a arrivare a quei livelli lì, era come se non ci questo per me è
brutto, perché brutto, è una cosa piccolissima, sì, può compromettere magari veramente, sì, la gara, sì, della vita. Cioè, e il problema è che purtroppo che facendo questo percorso qua di non stare fermo per 2 mesi, sono andato alle Olimpiadi eccetera, però purtroppo questo mi ha debilitato tutto il resto, capito? Quindi dopo, perché fino adesso quasi, quello è stato un momento brutto della mia carriera. Prima hai nominato la staffetta, cioè te fai anche gare in staffetta, no? Sì, esattamente. E è figo, è più brutto. È fighissimo invece, sì, perché io sono proprio un uomo da squadra, oltre a essere un animale da gara individuale, mi piace proprio la condivisione della staffetta. E poi sono proprio uno che sente in questo caso non la maglia azzurra, ma la cuffia azzurra. Quindi quando rivesto la maglia nazionale mi gaso di brutto. E la staffetta è bella perché, tra l'altro, ho avuto anche dei compagni strepitosi come Filippo Magni, Rosolino e Dotto eccetera, che mi hanno dato tanto, mi hanno gasato, abbiamo condiviso anche delle belle medaglie. Mi aiuta tanto la staffetta. Ma c'è una domanda lì. È una cosa stupida. Vai. Il tuo record di trattenute di respiro? L'avrai fatto. Sì, ce l'ho. Perché secondo me è un record assurdo. No, e invece no, perché purtroppo alleniamo l'ipossia, ma tanto ci serve per 21 secondi. Quindi io ho 3 minuti e mezzo di apnea statica. 40 secondi. Io sono la prima. Però c'è gente che fa 8 minuti. Beh, Nicola, 13 bellissimo minuti. Io sì, se l'ha chiesto perché dopo accende Nicola sei un rospo. Quando va giù il nuoto è uno dei pochi sport in cui la scorreggia è visibile, nel senso che questa domanda tecnica, quando flatulenzi, sì, poi si sente, si vede la bollicina. Secondo me mangiando sano scorreggia. No ragazzi, purtroppo ti hanno mai beccato? Mi ha fidanzata sicuramente, perché purtroppo è sempre vicino a me quando magari delle volte sono tipo delle granate, cioè arrivano su e oltre all'effetto è una balena, cioè lo so. No, ragazzi, effetto ottico. Tra l'altro mi si gonfia il costume anche dietro, bolla. Si vede subito. Però, cioè, ragazzi, si mischia al cloro, quindi ha un effetto quasi piacevole. Non è piacevole. Se ne sono le terme. Peccato, tu mi hai svelato questa cosa della fidanzata che mi ha deluso tantissimo, perché anche lei è una nuotatrice. Io pensavo fosse un falso mito il fatto del nuotatore con la nuotatrice, invece è così. Sai che perché? Allora, in realtà sì, in realtà bisogna prendersi una ragazza che è lì fuori del tuo ambiente. Prima che non ti capisce, non capisce quello che fai. Invece quella interna sì. Molto... Il problema è ci sono sia donne che uomini, no? In piscina, in costume. Poi devi guardare così. Che poi immagino che con la crescita fisica che hai avuto, il nuoto, eccetera, sarei anche un Don Giovanni. Beh, lo vedremo nei commenti. Purtroppo, sai qual è il problema? Quando magari uno è forte, eccetera, può essere bello, brutto, simpatico, però. Io bellissimo. Da bambino guardavo molto Bud Spencer e Terence Hill. No, beh. Per me, Bud Spencer era. No, però, aspetta, Bud Spencer per me era il mito del nuotatore, perché lui, Carlo Pedersoli, era stato il primo italiano a fare un record nei 100 scendere sotto il minuto, esatto, con il pelo, ricordiamolo. Per voi nuotatori è un mito dello sport, lui è curiosità. Purtroppo parliamo degli anni 60, sì, quindi purtroppo è molto vecchio, però per me personalmente è un mito. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo. No. No, ragazzi, io mi sono pietrificato, sì, perché l'ho conosciuto a Roma 2009, quando abbiamo fatto i mondiali di nuoto a Roma in casa, sì. Quindi è stato bellissimo perché avevo 18 anni, sento al microfono quel giorno lì, una nuova gara, sento il microfono che c'è Carlo Pedersoli che premia. Cioè io ho fatto i scalini a 6-6 da maestro Mastavo. Sei lanciato. Giro l'angolo e mi vedo questa aurea. E poi tra l'altro è una montagna. Era una montagna purtroppo. Oh, mi ha emozionato. Mi sono pietrificato così. Lui mi ha salutato. Io ormai piangevo. Per me almeno è stato un mito. Noi adesso purtroppo ci rapportiamo su altri nuotatori più recenti. Quindi chi è il tuo mito adesso? Adesso non lo so, perché sono arrivato dall'altra parte. Da piccolo vedevo, certo, che magari era un Filippo Magnini, un Massimiliano Rosolino, capito? Domenico Fioravanti, gente che ha vinto medaglie olimpiche, eccetera. La Pellegrini, perché è iniziato molto presto. Poi sono arrivato al punto in cui ce l'avevo di fianco in nazionale, capito? Certo. Quindi mi sono trovato, ho realizzato il mio sogno, quello di fare le Olimpiadi, vestire la maglia azzurra. E io, ragazzi, sono realizzato. Vai. Con tutte le medaglie che hai accumulato, hai mai avuto un momento a casa di un proprio ego trip pazzesco in cui te le sei messe tutte al collo? Guardatelo, perché io lo farei affacciato alla finestra. Allora, tra l'altro, bella domanda, tipo mi piace.
palla dalla finestra. Sono io. Non l'ho fatto perché tipo alcune medaglie le più importanti ce le ho io a casa e altre ce le hanno i miei genitori. Non lo faccio perché sono troppe. Non ci sarebbero. Poi dopo, purtroppo sono superstizioso questa cosa. Te la mettono al podio, eccetera. E dopo, quando te la togli, non te la rimetti più. Perché credo che porti sfiga. Obiettivi futuri, allora lo dico. Ovviamente ci sono le Olimpiadi del prossimo anno, da Tokyo 2020, che bisogna andarci. Quindi sperando che sia la terza Olimpiade, ma purtroppo l'età non aiuta perché ci sono tanti giovani che stanno venendo fuori. Però l'obiettivo è divertirsi. Le Olimpiadi ci andrai sicuramente? No, sicuramente no. Bisogna farlo ad aprile. Qualificazione ad aprile prossimo anno. Allora io la lancio lì. Nel caso tu andassi alle Olimpiadi, annunciamo che faremo una live su Space Valley in cui guarderemo la gara in diretta. Bello, io la guarderei comunque. Più che altro poi le reinviteremo, visto che un sogno di Nelson è andare a Tokyo. Tu andrai a Tokyo, quindi verrai a raccontarsi com'è Tokyo. Comunque, ragazzi, non ci vado alle Olimpiadi, se non vado alle Olimpiadi, ci vado in vacanza. Quindi andiamo insieme. Ci spacchiamo di sushi. Ultima domanda per chiudere in tristezza. Chiudiamo anche poi con la giornata alla fine del giorno. Ultima domanda e anche conclusione della giornata. No, semplicemente tu adesso nuoti, sei un campione del nuoto, dopo. Io non ci ho ancora pensato, perché spero che questa cosa vada avanti più tempo. Speriamo di no, perché devo un po'. Però io sono nella Polizia di Stato. Un giorno il futuro ce l'ho già. È vero, ma tu sei un agente. State attenti, ragazzi. Che sono anche operativo. Non so se avete sentito, ma 2-3 settimane fa ora è stato una. Sì, infatti lo diceva, stava raccontando prima. No, io non la so questa storia. Funziona così. Un ragazzo che fa l'atleta può entrare in gruppo sportivo, esercito, carabinieri, polizia di stato, sì. Sono quasi tutti i corpi. Io ho fatto un corso di operatività, perché comunque ti danno manette, pistola, non quelle col pelo, ragazzi. La pistola spara. Spara, non quella col bollino rosso davanti, c'è una seria. Roba seria. Sei poliziotto a tutti gli effetti. Quindi devi fare un corso che in teoria durerebbe un anno. È comunque una cosa molto seria. Quelli che diventano poliziotti non sono degli stupidi, perché bisogna studiare diritto privato, diritto civile, farti un mazzo così. Siamo dei poliziotti a tutti gli effetti, quindi siamo operativi 24 ore su 24, però in realtà facciamo sport, come quello magari la gente non capisce. Cioè, e poi un giorno hai degli obblighi, devi... Io per loro nuoto, loro come vantaggio un giorno, quando noi finiremo la carriera agonistica, abbiamo la possibilità di passare in gruppo effettivo, quindi non più sportivi, facciamo un corso di 3, 4, 5, 6 mesi e ti mettono a fare l'effettivo. Quindi comunque tu cos'hai? Non hai un atleta, comunque fisicamente prestante, che fa il poliziotto, capito? Quindi tu hai un upgrade, no, del poliziotto. È una cosa, loro investono su questa cosa qua. Tu hai sventato un furto. Ho sventato un furto, ragazzi. Allora, la casa finissima. Non si può che delle medaglie. Sì, sono finissimo. Poi sei finito ovunque, perché una sera ho acceso la TV e c'era lui sul 10, che è il canale locale qua di Bologna, che parlava di aver sventato una rapina. È diventato un caso incredibile, perché uno sportivo in realtà non può fare un arresto, però in realtà, cioè, l'ho fatto, quindi è una roba assurda. Allora, uno può anche andare a fare la spesa per i fatti suoi, che deve fare queste cose. Allora, ero tra l'altro appena uscito dal negozio di animali, avevo 6 lettiere, robe per animali, eccetera. La mia fidanzata va dentro il supermercato, io sto per entrare dall'entrata e vedo una che esce dall'entrata, tra l'altro con affare un po' sospetto, perché tipo aveva le braccia conserte, poi viaggiava un po' così e aveva delle protuberanze dei pantaloni. Parecchio sospetto, parecchio. Però ho detto, beh, c'è tanta gente sospetta, è strana, va bene. La gente a questo punto suona i cosini lì che ti dicono che qualcuno ha rubato delle cose. Anche quello mi ha sospettito un po'. Forse le prove c'erano, però nessuno faceva niente. Detto, vabbè, perché molte volte sai che magari lasciano le cose. Ci sta. Proseguo per fatti miei. Cade una bottiglia. Cade sta bottiglia e lei non si gira minimamente. Cade, non si gira e parte. Allora, questa qua ha detto: questa non me la racconta giusta. Corre, tra l'altro sembrava Bolt a sto punto. Io non ci penso due volte, lancio carrello, mia fidanzata mi vede partire. Bellissimo. Sto mettendo a rischio Tokyo, Olimpiadi, ci tutto, che si fa niente. Operativa, ragazzi. Operativa. È un casino. Per me? Sì, no, perché se faccio il parapetto devo scaldare. Ragazzi, pensate adesso questo poveretto che per mano del cielo ha commesso un reato, però che si ritrova inserito da un colosso. Ma io voglio sapere come è stato fermato. Tra l'altro grugnivo anche per dare enfasi alla cosa. Quindi lancio il carrello, la inseguo, la becco fuori dal supermercato, quindi la prendo da dietro così e la butto contro la panchina, così, quindi la metto a sedere, non con troppa delicatezza, però devo farlo. Quando tu insegui una, devo arrestare una, devi prima dichiararti poliziotto, quindi fermo polizia, e poi dopo di fargli vedere
distintivo. Solo il distintivo ce l'avevo dentro la giacca. Quindi ero, cazzo, non riuscivo. Mi tenevo questa dalla giacca. Questa qua ha iniziato a tirarmi fuori le bottiglie. Quindi io, tieni questa, prendi le bottiglie. Macello. Mi dà la quinta bottiglia, perché la sesta l'aveva frantumata un po' prima. Sei bottiglie super alcolici. Riesco a prendere queste 5 bottiglie. Mi scappa 5 secondi. Mi scappa da di fianco. Fortuna vuole che mi arrivava da dietro uno del personale della. Pensavo un altro nuotatore poliziotto. No, era, siamo tanti in giro. Siamo tanti. Nuotatori scazzatissimi. C'era Magnini di fianco. E quindi ero andato una sicurezza che me l'ha, placcata. Poi entro 4 siamo riusciti a tenere. E l'abbiamo tenuta lì. Dopo è arrivata la volante. Fa: Marco, purtroppo devi seguirci in commissariato. Ragazzi, cosa ho fatto? Cioè, ero fermato in realtà. No, devi fare il verbale, eccetera. Poi il giorno dopo è tribunale. Quello dopo ancora dà il questore. Perché voleva congratularsi. Perché è un evento incredibile. Un nuotatore ferma. Sì, sì, come, casino. Come evento sta proprio di supereroi. Pazzesco, di quartiere. Io sarei stato un M di Marco. Sopra operativo, ragazzi. Operativo. I giornali per queste cose vanno male. Pazzesco, sì, pazzesco. Esatto. Pazzesco. Non vedono nulla che succede. In tribunale era in 10-11. Così, pieno di giornalisti. Sì, sì, sì. Neanche come va al nuoto. Sì. No, ma è restato una. Finiamo la giornata tipo. Quindi, finiamo la giornata. Allenamento del pomeriggio. Allenamento spuntino. E poi dopo si va a mangiare. Verso 7:30-8. Allora, ne prendi più intensi. Rimangio la pasta. Se no, mangio la carne. Principalmente in bianco. E poi verdura. Verdura, sì, sì. Verdura. Poi se riesco, altra frutta. E basta. Poi intanto, ragazzi, il dolcino. Cioè, dolcino no. Magari della cioccolata fondente. Non al latte. Fondente. Fondente. Sì, sì, sì. Io speravo arrivassi a fine giornata con un calderone di mascalpone. Cannolo. Intanto capita. E dopo filmino. Filmino pure mi collasso sul divano morto perché purtroppo non sembra. Adesso che ho cambiato materasso, non sembra, ma ragazzi, ho cambiato materasso. È fondamentale. Sì, devo dirlo, perché ho preso il materasso della Dorelan, ragazzi. No, si chiama Reactive, è proprio per gli sportivi. Sì. Io non ci credevo. Avevo un materasso, tra l'altro ho pagato anche fiori di quattrini, tutto eccetera, e non dormivo bene. Ho preso questo materasso qua, cioè come sto divano qua. Mi appoggio, io qua dormirei. Mi addormento, ragazzi, mi addormento, riposo, mi sveglio riposato. Il riposo comunque è davvero fondamentale. L'ho imparato purtroppo come alimentazione strada facendo. Io ho un brutto rapporto col telefono, nel senso che come voi magari sono sempre su Instagram. Ragazzi, il bomber, il underscore bomber. A sto punto devi raccontarci il bomber. Il bomber da dove nasce, esatto. Praticamente da piccolo facevo tanti sport, no? Quindi li ho provati tutti: pallavolo, calcio, curling. No, curling no. Però ho provati quelli tutti. Anche frisbee. Bellissimo. Infatti, ma avete fatto i campionati mondiali? No, anche. Io no, io giocavo in squadra con lui. Era quella con me. Vabbè, un nuotatore fa solo quello, capito? Cioè, non deve fare altro. Quindi ho i piedi che erano non quadrati, di più. Anche a porta vuota, ragazzi, non la mettevo dentro. Mi piace tirare le fucilate, no? Porta vuota, fucilata, pam, partiva una bananata e andava sull'area. Quindi, per prendermi in giro, mi chiamano il bomber, perché il bomber faceva sempre gol. Io non lo facevo mai. Però dopo ho stato facendo nel nuoto e ho iniziato a fare delle cose belle, delle bomberate. Quindi mi sono preso questo soprannome e adesso mi chiamano solo così. Cioè, se ti chiami bomber e meriti di essere chiamato bomber, capito? Sei il vero bomber. Ha avuto la fortuna, un ribaltamento del soprannome. Hai visto? Ho avuto la fortuna di fare qualche bomberata, quindi andiamo se no. È stata una chiacchierata bellissima che potrebbe andare avanti veramente. Se sapete dove siete, vengo a trovare. Passano per l'allenamento. Che dire? Vabbè, direi che abbiamo detto tantissimo. È stato un grande piacere. Ti ringraziamo ancora una volta per essere passato qui. Seguitelo su Instagram e seguitelo soprattutto alle gare che farà. Supportate e nuotate. Vai. È stato un piacere anche per me, ragazzi, davvero, e siete grandiosi. Grazie mille. Grazie mille. Qui di solito facciamo arriverenze. Qualche argomento tabù, tipo le donne. Di donne si può parlare? In maniera generica. Bravo, che molto pesato. No, che c'è l'amorosa che sennò è gelosia. Ok. Cioè, avevo una domanda a tema, ma era molto tranquilla. No, palla. Poi mi gestisco tanto, No, tranquillo, metto, mi arrampico sugli specchi. Comunque è tutto registrato. Porca c***a. Non è vero, cioè, tutto preparato.